Non vogliamo dimostrare che il rugby è lo sport più bello del mondo. Semplicemente vogliamo mostrare il mondo della palla ovale a 360 gradi. Ciao Caccio, ciao a tutti, ben ritrovati dopo un breve periodo di vacanza. Dai, rieccoci qua a parlare di rugby, insomma, quello che possiamo raccontare è il nostro mestiere, no? Quindi stiamo seguendo in questi giorni le gesta della nostra Nazionale Under 20, Nazionale Under 20 che sta facendo veramente molto bene e che con l'Irlanda ci è mancato poco, ci è mancato un tempo, diciamo, perché dopo un primo tempo veramente giocato a buon livello, abbiamo visto due bellissime mete, Caccio, di Marine e di Simone Gesi, l'ala. You can't miss him, he is a big physical specimen. Little charge down, it's on here. It is on here, and Jay-Z, we've seen this pace, we've seen the danger he poses, and Jay-Z is over. Stretches out the left arm. Italy capitalise on a charge down. Sweet real line speed in the defence. James Humphreys gets the kick charge down, but their back three, Italy's back three are electric, and Simone Jay-Z absolutely flying down that wing, and what a finish. They score unbelievable tries. We saw it last week, six tries against Scotland. We just mentioned it. They run from the round 22, and you know, Ireland have got to be so careful off turnover ball. That back three is absolutely electric, and that is a great finish. Well, it's been anything but predictable so far. Here's Di Bartolomeo, the try scorer, pick collision in midfield on Filippo Drago. Quick hands. Oh, and he's straight through! Leonardo Marin from nowhere pierces his way through the Irish defence. Italy respond within seconds. It's a pretty poor exit from Ireland, and that's poor missed tackle. Leonardo Marin really doesn't have to work too hard to make that break. Yes, he's quick, he's fast. And they do back themselves, they back their skills, they go at the line, they go hard, but that is just a one-on-one missed tackle. Nel secondo tempo i ragazzi sono un po' spenti, troppo fallosi, e l'Irlanda è riuscita a recuperare il risultato, due mete del capitano, terza linea irlandese, e così, quindi sconfitta di misura, che si aggiunge alla sconfitta di misura con la Francia, a inizio Sei Nazioni, perciò insomma due partite perse di poco, fa un po' male, c'è di mezzo la vittoria con la Scozia e ora arriva l'Inghilterra. Partita ovviamente proibitiva per la nostra nazionale, si sapeva già dall'inizio, perché oggi come oggi l'Inghilterra penso che è la squadra più forte del Sei Nazioni. Caccio, in settimana però abbiamo assistito a questo video, questo sketch molto simpatico delle due nazionali under 20 che si sono sfidate a FIFA videogame in attesa della finale della Coppa dell'Europeo di calcio, quindi alla PlayStation aveva vinto l'Inghilterra 2-0, poi abbiamo visto come è finita la partita vera di Wembley. Infatti che approfittiamo e logicamente salutiamo alla Nazionale Azzurra di calcio che è andato a vincere a Wembley, che non è mai facile, quindi giocare in casa dell'avversario non è stato mai facile né per il rugby né per il calcio, quindi tantissimi complimenti alla squadra di Mancini, che tutto sommato penso che alla fine il gruppo è quello che conta tanto, sia nel calcio, nel rugby, in tutti gli sport, e si è visto, quindi facciamo i nostri complimenti e speriamo noi un giorno con il rugby arrivare a risultati del genere. Battere l'Inghilterra già sarebbe una gran cosa. Ricordiamo che l'Inghilterra è una delle poche nazionali che l'Italia non ha ancora battuto. Abbiamo vinto contro delle superpotenze, l'ultima calcio nel 2016 contro il Sudafrica, lo ricordiamo. E allora il cambiamento vuol dire anche in questi 100 primi giorni c'è stato un po' un resoconto di Marcio Innocente attraverso una videoconferenza, una conferenza che è stata fatta questi giorni, quindi
voi come Rugby Meet che idea avete di questo modo anche di comunicare, che a me sembra veramente efficace. Sì, Marzio Innocenti è molto attento alla comunicazione, è molto sul pezzo, quindi è molto vicino anche alle esigenze che ha il rugby italiano. Nel suo resoconto degli ultimi 100 giorni ha raccontato un po' quello che è stato fatto. Ovviamente non può essere stato fatto tantissimo, perché 100 giorni sono relativamente abbastanza pochi, però insomma ha fatto delle mosse importanti. Ricordiamo, appena è entrato all'Olimpico, ha cambiato di ruolo a Scione, insomma ha fatto delle mosse importanti. Ha parlato poi nella diretta dove raccontava i 100 giorni, ha improntato anche il discorso sul rugby di base, quindi quello di cui parlava anche in campagna elettorale, quindi spingere, valorizzare tutto il rugby di base per poi far crescere anche l'alto livello. Caccio, non possiamo che fargli un in bocca al lupo e augurarci che il percorso possa continuare vedendo sicuramente crescere il nostro bacino d'utenza, quindi le serie minori. Sicuramente un passo importante sarà quello di poter tornare alla normalità, tornare a giocare campionati competitivi, poter ricominciare dopo questi 2 anni ormai di pandemia che hanno fermato un po' quello che è il rugby di base. Infatti, a proposito giustamente di quello che tu hai parlato, abbiamo estrapolato, la nostra redazione ha estrapolato dei momenti giustamente durante questa videoconferenza, quindi andiamo a rivivere insieme anche in chiave di quelli che non hanno potuto seguire la diretta. Vediamo. Il rugby dei territori, il rugby dei comitati regionali, i tecnici regionali e tutti quelli che lavorano sui territori saranno chiamati d'ora in avanti a fare una parte importantissima, che è la formazione dei ragazzi fino ai 17, ragazzi e ragazze fino ai 17 anni. Poi questi ragazzi verranno presi in carico ovviamente dopo la selezione che c'è in tutti gli sport, e speriamo che siano tanti coloro che potremo selezionare per far crescere le nostre squadre, il nostro alto livello, verranno presi integralmente nel sistema di formazione federale. Ma prima debbono formarsi sotto la guida federale, sotto quelle che sono le indicazioni della federazione, nei club, sui territori, con l'appoggio e il sostegno dei comitati regionali e dei tecnici regionali. Francesco Urbani deve coordinare tutto questo, deve portarlo avanti, deve migliorarlo, deve far sì che il risultato ci sia, che i club che possono fare la formazione che noi chiediamo siano sempre di più. Lo so che all'inizio non saranno tantissimi, ma non saranno neanche pochi, e noi speriamo che con il lavoro di tutti quanti e ovviamente di Francesco Urbani per primo, questi club crescano in misura sempre maggiore e sempre più rapida. La riunione che abbiamo indetto e poi svolto a Verona è stata una riunione operativa, assolutamente, come saranno tutte quelle che lo seguiranno, ma quella è stato assolutamente un atto simbolico. È stato un atto simbolico necessario, perché abbiamo sancito in quell'occasione, in quel modo, che era finito un periodo in cui c'era un rugby e un altro rugby. Una cosa che ci ha portato solo dei danni, una cosa che ha portato un distacco molto 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 forte tra tante componenti del rugby, sicuramente un distacco fra quello che è il rugby dei club dal rugby della nazionale e della federazione. Noi non volevamo più assolutamente questo, per cui la riunione di Verona, che ha riunito tutti coloro che fanno parte di quello che adesso è l'alto livello, cioè il top 10, tutti gli staff tecnici e anche dirigenziali del top 10, delle due franchigie e della nazionale, voleva dire: è finita un'epoca, ne comincia un'altra. Ma ora gli attori per far diventare la nazionale più forte sono diventati molto di più di quanto erano prima della riunione di Verona. Quello che noi chiederemo ai club di fare è esattamente lo stesso tipo di lavoro
nello stesso tempo, con le stesse modalità, all'interno dei club, con un numero ovviamente molto maggiore. Perché se noi abbiamo 4 centri di formazione, in cui all'incirca possiamo mettere, che so, 30 giocatori, e abbiamo invece 15 club in tutta Italia che fanno lo stesso con i loro 20-25 giocatori, ti lascio a te il compito su quanti lavorano. Ovviamente la necessità è che il lavoro sia simile. Per fare un lavoro simile bisogna che le società siano quelle attrezzate, con i tecnici, con il sistema medico, con i fisioterapisti, con le strutture. Per cui in Italia quante ce ne sono? Ce ne sono, non tantissime, ma ce ne sono. Le altre si attrezzeranno. Perché ora io non voglio andare nelle cifre, ma il sistema di formazione dei 4 centri di formazione e dell'Accademia Nazionale costava. Ora non ti dico le cifre perché non voglio mettermi qua a stare a dire. Però quei soldi che non vengono utilizzati in questo modo possono essere utilizzati per fare questa formazione all'interno dei club. Tu c'eri a Bucarest per questo, diciamo, ritorno, l'esordio dei Pumas in questa stagione, perché ricordiamo che in Romania la partita è stata presentata contro i Pumas, quindi la squadra che ha battuto gli All Blacks. Quindi c'è stata una grande aspettativa intorno a quella partita, ed è stata una partita complicata per i Pumas, che sono riusciti a ottenere la vittoria, andare in vantaggio e solo nei minuti finali. Quindi è stata una partita molto combattuta, sicuramente l'Argentina non si aspettava una Romania tanto combattiva, una Romania che comunque ha dei giocatori che giocano a un buon livello, perché molti di quelli che erano in campo giocavano e giocano nei massimi campionati francesi. Perciò sicuramente è un test duro a livello fisico. Adesso, non correggimi se sbaglio, il primo con Montoya capitano, sì, da nuovo tallonatore, quindi è iniziato, possiamo dire, un nuovo ciclo. A distanza di una settimana, però, quando è stato il momento di misurarsi con le grandi, quindi tornare a giocare nei palcoscenici a cui è abituata la nazionale argentina, insomma, abbiamo visto che a Cardiff è stata tutta un'altra storia. Un bel match combattutissimo, il risultato lo dice da solo, 20-20, un pareggio. E se non fosse stato per quella meta del mediano gallese che si è inventato quella giocata praticamente da solo, insomma, l'Argentina avrebbe pure portato a casa. Infatti adesso stanno scorrendo, grazie alla regia, scorrono immagini di questa partita con i highlights. Sì, sinceramente anche la ultima meta del mediano di Mischia, un po' la terza linea nostra si è addormentata nella mischia, e il Beltranul, il mediano di Mischia, no, è rimasto un po' anche lì in stand-by, quindi però, ripeto, giocare più di 60 minuti con un giocatore in meno, anche perché c'è stata l'espulsione, abbiamo queste immagini, l'immagine dell'infrazione ovviamente del giocatore De Malia, che è andato a seguire un pallone che lui aveva calciato prima e doveva andare più basso per evitare quel contatto che c'è stato, quindi l'espulsione ci stava probabilmente. Sappiamo che le hanno dato 3 giornate di squalifica, perché c'è già la punizione è già stata comunicata, quindi adesso per la rivincita di sabato, sempre a Cardiff, con il Gales, vedremo chi giocherà il numero 15. Esatto, sappiamo che c'è già subito una rivincita e sarà bella, Caccio, perché dopo un pareggio del genere sicuramente c'è tanta attesa, e vedremo poi come si svilupperà anche questo Galles, che, ricordiamolo, ha molti giocatori prestati ai British and Irish Lions, quindi non è proprio una prima formazione, ma è anche un modo, Caccio, per far esordire e vedere diversi giocatori che hanno avuto meno spazio, diciamo, negli ultimi stagioni. Per quanto concerne le altre partite, c'è stata la sconfitta in extremis della Francia, che giustamente sta in questa giornata cercherà la sua rivincita. Una Francia che ha perso per una gestione, secondo me, sbagliata negli ultimi minuti e contro i Wallabies. Che riflessione ti viene, Gugi? Allora, io posso dire, Caccio, che Galtier
interpreta questi test match come dovrebbero essere interpretati, quindi non sono tornei ufficiali, cioè non è un mondiale, non è un Sei Nazioni, e durante questi test match, soprattutto in tournée, c'è la possibilità di provare, di variare e cercare nuove alternative, nuovi giocatori. Come sai, tanti big nomi big sono stati lasciati a casa, Dupont, Tamac, il capitano della Francia, insomma, ha cercato nuovi giocatori e li sta facendo giocare, quindi è una Francia sperimentale e sicuramente una Francia che ha fatto vedere grandi belle cose. Quindi ovviamente è chiaro che non era il risultato la prima cosa a cui ambiva Galtier. Poi, quando però vedi questo tipo di cose, la gestione, la mala gestione degli ultimi minuti, ma anche dell'ultima azione, abbiamo visto questa palla vinta, doveva solo essere buttata fuori, poi in realtà i giocatori hanno avuto un po' paura di prendere un placcaggio di qua di là. Bravissima l'Australia, che ha recuperato palla, ha impostato l'azione che poi ha portato ai tre punti finali di Lolesio e alla vittoria meritata della partita. Il secondo match, Galtier ha fatto nuovamente cambi, mentre dall'altra parte Dave Rennie con l'Australia ha cambiato solo Tupou. Quindi match accesissimo, importante, tra due squadre, due superpotenze, che forse sono quelle a cui mancano di più i risultati negli ultimi anni. Sono due squadre che stanno, diciamo, lavoro in corso, stanno crescendo, sia Australia che Francia. Invece sì, invece i soliti All Blacks hanno giocato un test match contro le Isole Fiji, una partita che ha visto le Isole Fiji all'altezza, sinceramente. Sì, guarda, mi viene in mente l'immagine commovente a fine partita del canto dei giocatori delle Figi. Perché? Perché hanno veramente mostrato per lunghi tratti di tener testa agli All Blacks. I giocatori figiani, Caccio, li conosciamo perché molti alzano il livello proprio nei massimi campionati europei, inglese e francese. Caccio, ti dico una cosa, la popolazione delle Figi conta 150.000 abitanti, quindi immagina quanti giocatori possono dare all'alto livello mondiale. Tanti, praticamente giocano tutti a rugby e molti di loro vanno a giocare poi come professionisti nei campionati europei, e si vede insomma che loro fisicamente ma anche tecnicamente negli ultimi anni sono veramente di un altissimo livello. Ci sono stati anche complimenti in settimana da parte della stampa neozelandese, mi viene in mente anche Webber, il mediano di Mischia, Leo Bless, che ha fatto i complimenti veramente a queste Figi, perché possono competere ad alto livello. La vittoria è stata comunque netta, perché 53-23 ci sono 30 punti di scarto, però si sono viste delle belle cose. E invece la partita tra Samoa e Tonga ha visto la vittoria di Samoa. Più equilibrata sicuramente, arrivavano da due test match diversi, perché le Samoa avevano affrontato i Maori All Blacks, le Tonga invece avevano subito la larghissima sconfitta con gli All Blacks. Invece ci aspettavamo e mi aspettavo una partita molto più equilibrata, molto più sentita. Non mi aspettavo questa larga vittoria delle Samoa, però, perché i risultati degli ultimi tempi hanno portato Samoa veramente a una classifica del ranking veramente molto bassa, quindi mi aspettavo sicuramente una partita un pochino più equilibrata, con Tonga che ultimamente poteva dire la sua. Invece c'è stata questa reazione, c'è stata questa buona partita delle Samoa, che ha portato a casa questa partita meritata, ricordiamo il risultato 42-13, quindi bene per Samoa, che si sta riprendendo ed è nella strada per la qualificazione per la prossima Coppa del Mondo 2023 in Francia. Così velocemente ricordiamo anche gli altri incontri che sono stati, che abbiamo avuto la possibilità anche tramite il vostro portale del rugby italiano e anche internazionale, abbiamo seguito gli altri risultati. Logicamente l'Inghilterra che ha vinto, e lì c'è una situazione curiosa, perché il giocatore di Harlequins che giocava in quella partita lì, subito è stato chiamato per andare a far parte dei Lions. Bel momento per questo giocatore. Esatto, credo sia un classe 2000, quindi giovanissimo, Marcus Smith, giocatore inglese ma di origini filippine,
quindi la madre filippina credo sia, ha esordito veramente da pochissimo, quindi la settimana scorsa con l'Inghilterra, e subito dopo, appena uscito nel tunnel, addirittura gli è stato detto che avrebbe fatto parte dei Lions, quindi sono state delle immagini incredibili sicuramente per lui e belle per questo sport che vede che anche ai giovani si viene data la possibilità per far parte di una cosa grande come i British and Irish Lions. Parlando della partita, Cacio, ovviamente non c'è stata storia, 70-14 il risultato dell'Inghilterra sul Canada, potevamo aspettarcelo. Stessa cosa è successa a Dublino con l'altra partita che è stata tra Irlanda e Stati Uniti, 71-10, anche lì match a senso unico. Canada e Stati Uniti sono a un livello inferiore sicuramente a queste potenze del rugby europeo che, ricordiamo ancora una volta, non avevano in campo i migliori, perché i migliori sono stati prestati ai British Lions. Per completare un po' anche l'attualità internazionale, in Uruguay si sta giocando un triangolare per la qualifica ai prossimi campionati del mondo in Francia, un triangolare che vede i padroni di casa dell'Uruguay, il Cile e il Brasile. A noi ci chiama, diciamo, da vicino questo evento, perché ci sono due arbitri italiani, bresciani in particolare, che sono là per arbitrare. Per esempio, la partita tra Brasile e Cile, che ha visto la vittoria del Cile, c'era il nostro Gnecchi, arbitro bresciano, e anche per le altre partite ci sarà anche Piardi. Quindi anche per noi un bel orgoglio, diciamo, per il referato italiano. Sì, sicuramente. Vanno ad arbitrare comunque match internazionali combattuti e, sai, dall'altra parte del mondo, comunque in Brasile, è tutto un altro tipo di esperienza. Buon per loro che possono misurarsi in queste competizioni. Aggiungo, Cacio, che nel Brasile c'erano in campo due italiani di esportazione, quindi Matteo Dell'Acqua, seconda linea del Valor Rugby, che ha origini brasiliane e gioca nel Brasile, e Lorenzo Massari, che è un trequarti centro di origini anche lui brasiliane, che già dall'anno scorso gioca con la nazionale brasiliana. Lui quest'anno giocava a Colorno con me, e con il Brasile comunque era in panchina, è entrato a match in corso. Quindi in bocca al lupo anche ai nostri due amici italo-brasiliani. Allora, per quanto concerne, diciamo, il top 10, velocemente, ci sono state qualche novità anche nel mercato del rugby estivo, o sbaglio? Assolutamente, perché proprio in questi momenti si sta accendendo, diciamo, il rugby mercato del top 10, con i vari annunci ormai ufficiali dei movimenti di mercato. Possiamo parlare di Rovigo, che ha ufficializzato il ritorno di Alberto Chillon e di Maran, mentre anche lo stesso Mogliano ha annunciato il ritorno di Nicolò Fadalti da Padova, e ha annunciato il nuovo acquisto Falsa Perla, proveniente anche lui dal Valor Rugby. Insomma, ci si sta muovendo. Colorno sta facendo i suoi annunci, quindi in questi giorni proprio annunceranno i nuovi acquisti, mentre è stata confermata pochi giorni fa la rosa. Insomma, rugby mercato in fermento. Nardo Casolari fa parte adesso del Petrarca, quella lì è una comunicazione di questi ultimi stamattina, insomma, con Rugby Meet l'avevamo già preannunciato già qualche settimana fa che sarebbe andato a Padova. Oggi è arrivata l'ufficialità da parte del comunicato del Petrarca. Altri ingaggi importanti, Cacio, sono quelli che riguardano il campione d'Italia del Rovigo, che hanno ingaggiato il metaman Alessandro Cioffani dal Viadana, l'ala. E sempre Rovigo ha dato il bentornato a Nicola Quaglio, che dopo qualche stagione a Benetton è rientrato, diciamo, a casa, anche per stare, insomma, vicino all'attività di famiglia. Poi, Cacio, invece, spostandoci magari in Lombardia, c'è Viadana, che negli ultimi giorni ha annunciato i giocatori in entrata, quindi Modena dal Rovigo, ma anche tanti diversi
giocatori in partenza. Allora a questo punto potresti dirci qualcosa in più tu. No, sì, soprattutto per quanto concerne il mitico capitano di questi anni, Andrea Venti, che lascia e probabilmente lascia anche l'attività, e con lui altri giocatori che, vabbè, Ciofani in particolare, che tu l'avevi nominato prima, che è andato al Rovigo, e altri giocatori giustamente che lasciano la squadra mantovana, però penso che Germán Fernández e Ulises Gamboa stanno organizzando bene la nuova stagione e arriveranno rinforzi, anche perché adesso c'è il discorso della possibilità di avere degli oriundi, quindi quelli che hanno dei contatti in Argentina. Abbiamo già visto che il Ballo Rugby addirittura ha preso due mediani di Mischia, uno c'è il figlio d'arte di Diego Dominguez, quindi adesso con la possibilità di prendere degli oriundi sarà sicuramente un campionato più attraente. Cosa dici? Sì, allora, da una parte si torna un po' alla regola di qualche anno fa, quindi si torna a quattro stranieri contro passaporti, quindi quattro extracomunitari in più per il campionato, si torna da 3 a 4, quindi sicuramente il livello si alzerà anche perché, come hai appena detto tu, è cambiata la regola degli oriundi, ci sarà più spazio per giocatori che avranno passaporto italiano, e nello specifico sicuramente sì, andiamo a parlare degli argentini che hanno comunque una stretta parentela con l'Italia, quindi un nonno, una nonna italiana. Si apre quindi a questo punto una grande visuale di mercato, sicuramente i procuratori in questi mesi, questo mese sono al lavoro per ricercare giocatori che hanno la possibilità di andare a giocare per l'Italia attraverso questo tipo di parentele. È un discorso un po' diverso, Cacio, rispetto a qualche anno fa, perché se ci ricordiamo intorno agli anni 2000 questa regola era un po' abusata, diciamo, dalle squadre, con magari squadre come Catania schieravano 14 giocatori su 15 non di formazione italiana. Ora sarà diverso perché sono passati 15 anni e quindi sarà molto più difficile ricercare, trovare i giocatori argentini o spagnoli, comunque con parentele, strette parentele o con il nonno italiano. Quindi non sarà così facile, sicuramente sarà una mano in più, diventerà un campionato più interessante, vedremo se si alzerà il livello, perché quello non è detto, vedremo, lo capiremo proprio tra qualche mese. Io sono d'accordo nel fatto per il discorso degli oriundi, perché mi tocca da vicino, perché dopo alla fine chi gioca meglio deve giocare, quindi ci sarà ovviamente una competizione tra la concorrenza tra i giocatori, e la scelta deve essere accurata, ovviamente portare della gente, che dei giocatori che abbiano voglia dimostrarsi, però se tu sei italiano e cerchi di dimostrare che sei ovviamente migliore del giocatore che arriva, quindi secondo me può essere anche un margine di crescita in questo campionato. Bisogna ovviamente curare bene gli acquisti dei giocatori che vengono sicuramente a non fare delle vacanze qui in Italia, se no a integrarsi in un modo e a cercare di dare un po' il contributo importante a ogni club. Gugi, per quanto concerne il prossimo weekend, penso che ci saranno ancora dei test match, siamo in periodo della finestra di luglio. Sì, entriamo Cacio nel vivo, perché i test match sono cominciati da qualche settimana, si stanno vedendo finalmente incontri internazionali, ci avviciniamo al clou, che il clou significa il primo test match dei British Lions con gli Springboks in Sudafrica, nonostante le difficoltà delle quarantene, isolamenti vari, abbiamo visto partite cancellate, di qua di là. Ce lo si poteva aspettare, perché d'altronde in Sudafrica la situazione non è poi così
rosea per quanto riguarda i contagi, perciò ci avviciniamo al momento clou dell'anno, Caccio, che è la serie dei tre test match dei British Lions con Sudafrica campione del mondo. Ci sarà già un antipasto di questo trittico, perché i British Lions affronteranno il Sudafrica A, e il Sudafrica A che assomiglia molto di più a una squadra Springboks, perché ci sono dentro diversi, più di uno, anzi quasi tutti sono nazionali sudafricani, perciò ne vedremo delle belle già da a breve. Prima dei saluti di rito, Gugi, come non parlare di Garvisi che è andato via un po' all'improvviso. Voi quella lì non l'avevate anticipato o quella... No, questa non l'avevamo anticipata a Caccio, perché non ce l'aspettavamo assolutamente e non ce l'è arrivata neanche notizia, perciò non siamo riusciti a anticiparla ed è per questo che è stata veramente una bomba di mercato. Sì. Chi se lo aspettava? Perché anche dopo la partenza ufficiale di Tommaso Allan agli Harlequins, allora, e con il contratto rinnovato quindi di Garbisi al Benetton, era l'ultima cosa a cui pensavamo. È arrivata questa offerta dal Montpellier, che sicuramente avrà pagato anche una penale per riscattare il contratto di Garbisi. E da una parte, Caccio, sono contento per il giocatore, perché andrà a giocare una squadra di altissimo livello, con tanta storia, e di fianco a giocatori di primissimo livello. Quindi consideriamo che quest'anno l'apertura del Montpellier è André Pollard, quindi il numero 10 campione del mondo. Sicuramente Paolo Garbisi avrà tanto da imparare e avrà modo di misurarsi con i migliori. Gli facciamo un grande in bocca al lupo, perché è uno dei migliori giocatori italiani cresciuti nei nostri campionati che il rugby italiano ha sfornato negli ultimi anni, quindi sicuramente è stata la stella dell'ultimo Sei Nazioni e gli facciamo un grande in bocca al lupo. Ora Treviso di conseguenza ha un problema con le aperture e si stanno già muovendo, vedremo cosa tirerà fuori dal cilindro Antonio Pavanello, e facciamo in bocca al lupo ad entrambi, insomma. Infatti, per quanto concerne la Benetton, che comincerà già con un amichevole contro Edimburgo, giocheranno alla Girada per cominciare giustamente il nuovo percorso sotto la guida di Bortolami. Quindi in bocca al lupo per il percorso come head coach al mitico ex seconda linea e capitano della nazionale. Gugi, qualcosa di ultimo momento da raccontare o siamo a posto? Ma guarda, Caccio, abbiamo dato tante cose fino adesso. Facciamo che ripartiamo settimana prossima con le ultime novità. Benissimo. Io ti auguro il meglio e hasta la vista, amico. Hasta la vista. Ciao a tutti. Alla prossima. E adesso, prima di finire la mia trasmissione, come non sentire così a caldo praticamente Agustin Cuca Cavalieri, perché avete fatto un ottimo torneo, avete chiuso con Inghilterra una partitona, secondo me l'ha seguito attraverso Sky, penso che l'hanno visto tanti qui in Italia, quindi veramente che sensazione ti sono venuti così a caldo, Cuca? Intanto ti saluto, ciao Caccio, come stai? Mi fa piacere sentirti dire che, come parli della nostra squadra e dei ragazzi. Sì, oggi è stata una partita un po' particolare, a differenza delle altre siamo entrati un po' addormentati, abbiamo preso delle mete all'inizio partita e ci ha fatto soffrire un po' il primo tempo, che siamo finiti in svantaggio, dopo pian piano abbiamo ricominciato a migliorare questi errori e siamo andati meglio. Infatti, adesso facciamo così veloce e rientriamo. Vediamo subito le due mete, ovviamente con la telecronaca originale. E... from Harlequins. Of course, Clark, that and run, they come again. They've taken it down. Italy are in trouble here. And they'll have to watch. It is an England advantage. Stopped in the tracks by Portfleet, though he's got options at close quarters. England keeping it tight so far here. Other runners, Riley being one of them, in the shadow of the Italian sticks now. Matthews
out it goes as they try and drop it down. It is a try for Lando Bailey. He had the power and the strength, and England had too many numbers in the end far side. They took it inward first of all to bring in the Italian defence, and it's a great start for England. Then the opportunity to spread it wide, and Orlando Bailey, that little hitch kick there just to create some separation. Again, pressure coming through the Italian eight. It's out to Lancaster. Oh, good spin, pass out it goes. There's a chance for Redden, showing a clean pair of heels in the corner. They won't stop the winger, and you can't keep that man out of the action. Arthur Reldon scored twice against Wales. He's dabbed down, and that could be the crucial score. It's a brilliant score, and you can just see from the setup, they've got so much space in that outside channel. There is a slip in the Italian defence, but that's the pressure of the bodies in that midfield. They create that space, get the ball to the edge. Bailey gives it to Reldon, and then the speedster does the rest. Invece nel secondo tempo, Cuca, c'era un approccio diverso anche a livello, vabbè, con la mischia chiusa praticamente avete giocato benissimo tutta la partita. L'unico problema probabilmente è stato il touch con i vostri lanci, però l'atteggiamento, il modo che avete approcciato il secondo tempo, veramente avete messo in difficoltà questa armata, veramente, perché è una squadra fortissima con dei giocatori che giocano anche al massimo campionato inglese. Sì, guarda, per quanto riguarda il reparto degli avanti, sicuramente la mischia ha funzionato molto bene. I ragazzi sono stati per 80 minuti praticamente sempre dentro il sistema, dentro a quello che avevamo preparato, quello che avevamo visto degli inglesi, hanno lavorato molto bene. E poi diciamo che sono veramente bravi, sono dei ragazzi veramente con un grossissimo potenziale, che non solo fa piacere allenarli, sino che anche, si potrebbe dire che anche è facile allenarli, sia in mischia che in touch, sono talmente bravi che diventa semplice. Per quanto riguarda gli errori, è normale, sono ragazzi che stanno finendo il loro percorso di formazione e che hanno giocato, hanno poche partite sulle gambe di questo livello e soprattutto di questo alto livello di lavorare sotto pressione. Perciò è normale che magari ci siano i lanci sbagliati, succedono anche per entrambe le squadre, succedono, l'ho visto parecchio in queste nazioni, che lanci sbagliati, o è normale, sono ragazzi che si stanno ancora formando, che non hanno ancora quasi 20 anni, è normale che sbaglino questo tipo di situazioni. Oh, però comunque quello che sicuramente non avete sbagliato, il modo di aggredire gli avversari, avete placate, tutti i giocatori sono in grado di placare, e abbiamo visto anche per quanto concerne questo pilone destro che ha fatto una partitona, oltre alla mischia l'ho visto anche placando diverse volte. Subito, parte subito! They're keeping it tight at close quarters, almost under the bar here. Oh, the blue-shirted Italians. Nicolai. He has it, he's going to have a double. He's over and has scored. Jon Nicolai has created an impression since coming back on. And that's what it means to the Italians. And they weren't stopping him from 5 meters out. He's had a big impact this second half already. A lot of carries, getting himself involved. Makes the initial surge. Get some support behind him from Canone, and Italy crash over. Brilliant response by them as well. Now then, Italy have got their tails up here. Of course, Pantella round comes Bartolomeo. Bartolomeo, is he going to go all the way to the try line? He is. He's got the try. They've dabbed it down. It's a second for Italy, and they're right back within a converted score. It's a purple patch for the Azzurri. Good drills all round. They get set nice and low. Okay. England's defence just creaking, splintering. Oh, sorry, on the 15. It was just a matter of time before they crashed over. Great take there. Get a little right shoulder on as well, which means they can move infield. You can see England's defence backpedaling. They can't get set in time. Di Bartolomeo. Penso che la chiave di lettura passa
su quell'atteggiamento che ho parlato anche l'altra volta con Massimo Brunello, c'è quel marchio di aggredire in difesa e essere cattivi nel buon senso, giusto? Sì, sì, diciamo che noi, Massimo ha proposto un sistema sia offensivo che difensivo, insieme a tutto lo staff che, e anche il suo modo di allenare, anche di Massimo, e i ragazzi lo hanno colto al 100%, e ti ripeto, quando hai ragazzi che lavorano in un certo modo così, noi li possiamo preparare mille cose, ma se allenare certe cose è impossibile, o ce l'hai o non ce l'hai. Questi ragazzi hanno dimostrato che ce l'hanno e quando c'è un buon sistema insieme a dei giocatori che hanno certe cose, sì. non voglio dire che, non voglio dire la parola, nel posto giusto tutto sì, cambia, tutto molto più semplice. Attributi, sì, quel temperamento si vede perché ovviamente si sapeva che la partita era quasi proibitiva oggi, invece nel modo che l'avete affrontata, soprattutto nel secondo tempo, lascia bene aspettare nel futuro di questi ragazzi che sicuramente quest'anno lo vedremo ad alto livello. Io non voglio farti dire nomi o individualità, però penso che tutti in qualche modo questi ragazzi hanno la possibilità di esprimersi a un massimo livello. Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Abbiamo visto tanti ragazzi con tantissimo potenziale. Poi abbiamo tanti ragazzi del 2001 che finiscono quest'anno e che sicuramente hanno davanti a loro un futuro incredibile. E fortunatamente quest'anno avevamo sui 30, adesso non ricordo bene i numeri, ma più della metà erano del 2002. Perciò vuol dire che l'anno prossimo già avremo una bella base su cui lavorare con ragazzi che hanno fatto tanta esperienza quest'anno, perciò è importante che quelli del 2001 continuino il loro percorso di crescita adesso con i grandi e che tutti questi 2002 iniziano a portare la loro esperienza con la nuova Under 20 che inizierà a breve. Il lavoro alla fine paga, soprattutto per i ragazzi che hanno avuto quest'ultimo anno e mezzo, due anni praticamente senza giocare, magari chiusi in una palestra o chiusi in casa ad allenarsi con programmi che mandano i preparatori atletici. È stato un anno difficile per tutti, hanno passato l'ultimo anno senza giocare, c'è da dire anche questo, in Inghilterra o in Francia hanno continuato con i campionati, sono riusciti a finirli e i nostri hanno giocato veramente poco, perciò quello che hanno fatto quest'anno si lascia assolutamente sperare, siamo molto molto contenti. Penso che adesso cercheranno, soprattutto voi dovete essere più vicini ai club per dare i mezzi attraverso la federazione e perché avete già voi un modo di lavorare che arrivi ai club e questi club diano la possibilità a tanti per allargare ovviamente la quantità di giocatori, che è quello che manca un po' in Italia, avere tanti giocatori per trovare giocatori di qualità. Sì, sì, sicuramente, molto, molto importante. Adesso arriveranno sicuramente indicazioni su come lavorare e naturalmente vogliamo sempre la crescita dei ragazzi, è una cosa fondamentale. Sì, comunque il lavoro di club è una cosa fondamentale. Io penso soltanto a un caso che abbiamo adesso molto vicino, che è quello di Boschetti, che è un ragazzo che due anni fa giocava a Rho, è stato visto, visionato da Viadana, Viadana l'ha portato, l'ha fatto crescere e l'abbiamo trovato e lui non ha fatto nessun percorso di formazione in operazione, è stato un ragazzo che ha giocato con noi in Nazioni, perciò sì, sì, è molto importante il lavoro che si fa nei club, sicuramente, tutto il lavoro di formazione e poi tutto il lavoro anche con i signori, che continuano il lavoro anche che è stato fatto negli anni di giovanile. Sì, infatti penso che quello sarà un ruolo fondamentale quest'anno per cercare di già partire nel club avendo il sostegno vostro di tutti, diciamo, tecnici della federazione per dare un'impronta e dare un modo di lavoro per cercare giustamente questi giocatori di livello. L'esempio che hai dato l'ho vissuto perché ho seguito quest'anno Viadana e vedevo che lui aveva in qualche modo minutaggio, quindi è riuscito a crescere e oggi è entrato titolare dopo uscito anche per infortunio, però è un ragazzo interessante, come sì, ci sono anche tanti altri che abbiamo visto
perché ho avuto la possibilità, mentre lavoravate non lontano da dove abito io, ovvero a Calvisano, perché sono diversi anche dell'Accademia di Remedello, quindi penso che il futuro è ottimistico, o sbaglio, Cuca? No, molto ottimistico. Si vede i risultati dell'Under 20 degli ultimi anni, del Nazionale Under 18 degli ultimi anni, si vedono i risultati, anche i giovani che stanno arrivando in Nazionale Maggiore stanno facendo bene, tanti ragazzi del 99, del 98, 99, 2000 che sono già arrivati in Nazionale, sono formati in Nazionale, perciò c'è, ci siamo. Cuca, per completare il tuo percorso dopo che hai finito la tua carriera a Calvisano, sei riuscito a completare tutto quello che è il sistema, diciamo, federale, sei rimasto, sei andato a vivere ovviamente in Veneto e lì hai seguito i ragazzi, tu eri più legato al... io ti ho visto diverse volte a Treviso, per esempio. Sì, io lavoro con il centro di formazione di Treviso, l'anno scorso insieme a Mattia Dolcetto, quest'anno insieme a Matteo Mazzantini e a tutto lo staff dell'Accademia. L'anno scorso ero in Nazionale Under 18 e quest'anno sì. Sono stato chiamato per il Nazionale Under 20, mi occupo degli avanti in Under 20. Penso che bene, per te, essendo un combattente come giocatore, vedere giustamente i tuoi giocatori, soprattutto non soltanto il pacchetto, anche quelli dei tre quarti, entrare come entrano ogni partita, rende orgogliosi a voi, a tutto lo staff di voi. Per quello voglio inviarvi un saluto e anche tanti complimenti, perché veramente siamo stati orgogliosi di vedere, lo dico in maniera sincera, vedere i ragazzi che si sono comportati comunque in crescendo in questo torneo. A chi salutiamo, Cuca? A chi dedichiamo questo momento? Ma guarda, penso anche a tutti i ragazzi che magari per un infortunio o perché potevamo portare solo 32 ragazzi sono rimasti a casa. Abbiamo avuto un sacco anche di ragazzi infortunati che si sono persi questa esperienza. Saluto loro perché veramente abbiamo avuto anche, abbiamo visto sui 70-80 giocatori questa stagione per l'Under 20, perciò penso sia un lavoro di tutti, non solo di quelli che sono entrati in campo o di quelli che erano entrati 32, perciò saluto tutti i ragazzi che sono rimasti a casa e saluto naturalmente i miei amici e la mia famiglia che da un mese che non vedo perché sono in questa bolla e mi mancano tanto, perciò saluto tanto la mia famiglia, non vedo l'ora di vederli domani. Tornate domani. Ok, io ti auguro il meglio, buona continuazione e sei stato molto gentile, come è stato anche queste due settimane precedenti, Massimo Rullero, per stare in collegamento e comunicando la vostra situazione là in quella bolla, come dice te, a Cardiff. Hasta la vista, amico, arrivederci. Grazie, grazie Cacio, grazie di essere sempre vicino a tutti. Un abbraccio grande. There it is. Six Nations title in the bag. Yeah! Jack Van Portvliet says enough's enough and sticks it out. It is an English Grand Slam which is fully deserved at Cardiff Arms Park. Adesso sì, momento dei saluti dopo il tributo meritato ai ragazzini della Under 20 inglese che hanno vinto questo torneo e anche hanno vinto il Grand Slam, ovvero hanno vinto contro tutte le altre nazioni di questo Six Nations. Vi mostro l'ultima edizione di questo mese, di luglio-agosto, di All Rugby e logicamente più che mai... Viva el rugby.